Chicche di marketing che avrei voluto sapere prima, parte 1. Le persone non acquistano il tuo prodotto, ma quello che il tuo prodotto può fare per loro. Quindi, quando parli di quello che offri, ricorda di descrivere la trasformazione che chi ti sceglie può aspettarsi. La trasformazione consiste nel passaggio da un punto A, in cui si trova in questo momento, ad un punto B a cui desidera arrivare. È un esercizio molto semplice e super pratico. Per riuscire a descrivere questa trasformazione senza confonderti, è farti una semplice domanda che suona così. E quindi? Ed è una domanda da farti 2-3 volte ogni volta che stai per descrivere una caratteristica di quello che offri. Facciamo un esempio. Pizza Academy Club include come caratteristica del pacchetto l'accesso al gruppo segreto che noi chiamiamo la Beats Family, un gruppo segreto di Facebook accessibile solo quando tu entri all'interno della Beats Family di Pizza Academy Club. Ok, e quindi potrai avere accesso ogni giorno ad una community di imprenditrici di ogni esperienza e nicchia con cui confrontarti, e avrai anche accesso diretto a me, Cecilia, in persona, che potrà risponderti a qualsiasi dubbio o domanda ti venga. Ok, e quindi non ti sentirai mai più sola e confusa mentre fai crescere la tua attività. Voilà, questa è la vera trasformazione che devi inserire in tutto il tuo copy. Lo devi inserire nella tua newsletter, quando parli del prodotto nella tua pagina di vendita, quando provi a proporlo nei social media. Parla della trasformazione.